Eccoci qua, ragazzi, qualche episodio di El Pozzillo. Allora, andiamo avanti con tutto l'ambaradam. Vi invito, se non avete visto gli altri episodi, a vederlo, like al canale, di commentare se volete una serie, come sempre, di cercare di vedere il video fino alla fine, perché almeno l'algoritmo capisce che c'è un'attività sul canale, l'algoritmo di YouTube, non il mio. E vi invito poi al canale Twitch e Instagram e Discord, ragazzi, ci sono tutti i link in descrizione. Quindi andate a vedere. Quindi fate subito che poi ve lo scordate. Sì. Ok, allora, noi l'altra volta avevamo trasformato il gate commerciale il gate privato in gate commerciale, per ora uno solo, perché in realtà abbiamo fatto tutto l'ambaradan per tutti e quattro i gate, poi vedremo anche di trasformare questi più avanti. Il problema è che finché l'aereo non si leva dalle balle non lo posso trasformare, quindi dobbiamo aspettare anche quello. Noi oggi cosa dobbiamo fare? Noi l'altra volta, nell'altro gameplay, abbiamo fatto tutti questi punti qua. Allora, abbiamo accettato praticamente anche il contratto per i voli commerciali, adesso dobbiamo pianificare i voli. La pianificazione dei voli è questo. Abbiamo praticamente firmato due contratti, nemmeno uno. Che fa? Che è successo? Quindi dalle 5 alle 8. Ma quell'altro, scusa, che avevamo firmato? Forse perché abbiamo un gate solo al momento. Può essere. Perché avevo firmato due contratti, quindi mi aspettavo un sacco di roba a più. Ora, siete aspetta l'arrivo e la partenza del volo programmato dei passeggeri. Puoi visualizzare maggiori dettagli sui tuoi voli aprendo il monitor di volo con la scorciatoia G. Bellino. G, ricordiamoci il punto G, che è sempre utile. Meteo, aggiornamento, sta uscendo il sole. Era ora, perché sono sempre le 2 di notte. Ma quanto dura qui la notte, ragazzi? Due gameplay che sono di notte, basta. Sono tutti fermi, questo continua a versare carburante. Ma mi costi, basta, mi danno almeno 1200. Che è il volo commerciale? No, si era liberato, non l'avevo visto, maledetto. Ma sono le 3 di giorno, allora non ci sto capendo più niente. Sì, solo che è buio. È buio. Oh, uno si è liberato. Allora, intanto va anche riparata la pista. Olè. E due. Vediamo un po' qui come è messa la pista. Ok, questo è a posto, questo è a posto. Sì, però i voli commerciali non stanno, perché ne manca l'orario. Ah, ancora presto. Ah, ma ne sono arrivati altri, attenzione. Eh sì, perché forse perché ho liberato il gate. Vai, vai, butta, butta, come no? Troppo ravvicinato, troppo ravvicinato. Ah, perché. Vabbè, ma ci sono. Forse perché ho una pista sola. E perché questo me li attacca? Perché è la stessa compagnia. Ok, ci sono delle modalità che non ti spiega il gioco, che vanno un po' a interpretare. Abbiamo un buco. No, andava bene, porca boia. Allora, facciamo così. Portiamo avanti lui, vedi, però me l'ha staccato. Però lui me ne dà tre, scuse, eh. Io faccio così, sai che c'è. Ha tanti complessi. Deve essere programmato con 3 ore d'anticipo. Ma sono le 4, io te lo sto mettendo alle 9. Non lo vuole, è porca bu.
Non lo vuole, ma perché non lo vuole? Non lo vuole più staccato. Va bene. Se n'è andato, via, 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 via. Come no? Ma stai a casa tua, maledetto. Mi frega il posto. Oh, bello. Allora, questi chi sono? No, il biglietto, che spettacolo! È molto simile a quello reale, col codice a barre. Classe A, posta sedere 1A. Il 301 alle 8, Roma Ajaccio. Ajaccio. Aiaccio Napoleon Bonaparte, sarà Francia sicuramente. Come passport no. E come no? Ormai senza il passport. Addirittura il peso. 1,94, che cazzo di me? Manco io sono 1,94, anzi. Questi devono lasciare fare, ti ammazzo, deve essere russa. Oh, bellini. Cos'è che c'è, cos'è che non va? Mimmo. Müller Mauro. Italo tedesco. Cos'è? Cos'è che non. Manca qualcosa, mi sa, manca qualcosa. Con altri 5 voli commerciali. Questo che l'abbiamo liberato. Ma perché questo non se ne va più? Vattene, maledetto! Allora, qua io metterei, non me lo dice, però siccome vedo un po' la situazione un po' così, io metterei anche delle sedie. Ecco, delle sedie magari. Ma, oddio, queste forse sono troppo piccole. Bisognerebbe metterlo così, però poi non so se gli dà fastidio per altre cose. Io però le metto così. Questo aspetta di partire. Ok, comunque è arrivato. Completa il processo il turnaround con altri 5 voli commerciali. Io ne posso aggiungere altri? Tanto mi pagano tutti uguale. Posso spostarlo? No, non me ne scenterebbe un altro, dovrei stringerli un po' tutti. Allora, restiamo con 4. Ma sono belli questi, eh? Bello. Questo è proprio. Guarda, ma ormai quelli Elica non si usano più, diciamo. Buona, buona, ragazzi, dopo 20 anni si è liberato. Allora, lo considero ancora assegnato, aspettiamo un attimino. Possibile, levati, non ci andare, maledetto. Ma non è possibile, non mi lascia libero un secondo per fare le cose. Perché? Allora, niente. Facciamo altri gate, perché non posso stare qui 70 anni a aspettare i comodi sua. 2 e 3, cominciamo a guadagnare. Se aspetto lui, stiamo freschi.
ragazzi, cosa abbiamo fatto? Io ho aggiunto questi tre gate, abbiamo aggiunto altre banchi di imbarco, abbiamo aggiunto altri check-in, un'altra uscita, il bagno, un po' di sedie pure, banco informazioni, qualche tavolo qua, ok, e quindi dovrebbero arrivare gli aerei. Questi due non si sganciano, ragazzi, io non capisco come mai non si sganciano, stanno lì fissi e rimarranno lì a vita. Adesso voglio vedere se arrivano questi tre aerei. Ovviamente abbiamo, vedete, aumentato abbastanza il... Peccato che non mi ce n'è niente un altro, mannaggia. Abbiamo aumentato abbastanza i voli commerciali, però abbiamo ancora un paio di gate liberi. Mettiamolo qua, perché va confermato con un po' di anticipo. Sto tentando di inserire più possibile, più contratti possibile. Oh, oh, buoni, buoni, buoni che se n'è andato. Ma come no? No, e ne arriva un'altra. No, non ci si fa, non ci si fa. È assurdo, ci tirerò un attentato per le valli di lì. Cosa devo fare? Comunque sono belli questi, mi piacciono. Ok. Qui c'è un po' di gente, bene, con il loro bagaglio a mano pure. Mi piace la cosa. L'unica cosa che manca, secondo me, è questo controllo passaporti, che non me l'ha chiesto, però non so, non saprei nemmeno dove posizionarlo, perché magari lo posiziono poi lo devo rimettere, che comunque è sbagliato. Qui facciamo almeno il muro, come lo mette, eh? No, non vuole, non vuole. A parte che non è attivo quello. Il bagno messo qua non è che sia proprio scicchissimo, eh? Avrei preferito metterlo qua, però poi qua magari ci va roba. Sai che devo aumentare anche i lavoratori, perché in realtà sono 4, e quindi se io voglio aumentare il numero di gate, a parte, vabbè, per il momento va bene anche 2 e 2, basta che non si formi una grande fila. Vediamo un po' se si forma la fila. Sì, vabbè, quindi manca il controllo passaporti, in realtà, perché il passaporto no, ma noi che si chiama, però c'è il numero. Lei dove va, signorina? Dove va, l'alghero? Brava, venire l'alghero, venire l'alghero. Mi raccomando, facci un buon viaggio. È residente d'alghero. Non può, non può. Che fanno? Oh, vediamo un po'. Tutto a piedi, niente navetta. Chi se ne frega la navetta? Ha bisogno del gabinetto. Signorina, il gabinetto c'è qua, bello grosso. Lei che ha rinunciato? Non ci va. Il ristorante ancora non li posso fare. E quante persone sono in tutto? 3? 8 persone? 6 persone? Ma insomma, ci andiamo a rimessa qua, eh? Ma ci siamo rimessi? E la Madonna, si è mosso meno 3.000. Buoni, buoni. Oh, se n'è andato. Alleluia. Va bene, dopo questa impresa direi che possiamo anche concludere qui. C'è ritornato, ma no, ma come ci sei? Ah, l'avevo messo, bastone. No, ragazzi, è una missione impossibile. È una missione impossibile. Forse non si può. Andiamo, ragazzi. Guardate che perdi il volo, eh. Qui non c'è nessuna signorina.
La signorina al gate, bisogna assumere più gente. Vabbè, aspetteranno. Basta che non perdono il volo. Quindi io farei un lato tutto commerciale e un lato tutto privato. Poi vedremo, magari passeremo totalmente al commerciale. Quindi ragazzi, direi che per il momento è tutto. È molto carino questo gioco. Bisogna un po' ammattirci dietro, però per il momento sembra che stia funzionando quasi tutto. Dobbiamo fare un altro parcheggio veicolo perché questo è bello pieno. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Vi ringrazio per la compagnia. Comunque siamo in rosso in una maniera assurda, però abbiamo recuperato perché eravamo a 1200, siamo a 2200, quindi da qualche parte non ce l'avevamo, stiamo guadagnando. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.